Allora, Maurizio, assessore alle attività produttive, in pieno momento di assaltati dai cittadini per tutti, insomma, i problemi che si sono cavalcati in questi mesi anche di precedenti, ovviamente anche in questi mesi di commissariamento, eccetera, quindi piene di difficoltà, piene di cose da risolvere. Uno dei vari problemi ereditati dalla precedente amministrazione è la chiusura del mercatino di San Felice, che è un posto, insomma, abbastanza centrale della sottomarina, un posto, diciamo, di turismo, eccetera. Tu, come assessore che hai appunto le deleghe, a questo, ci vuoi dare un'informazione, una tua report? Sì, certo. Guarda, mi dai anche l'occasione di spiegare un po', perché altri cittadini mi hanno chiesto della chiusura del mercatino di San Felice, il mercatino San Felice è quello vicino alla colonia Turati. Come tu ben sai, insomma, tutti i cittadini più o meno sanno com'è, in che condizioni versava quel mercatino, che è stato chiuso a marzo proprio per motivi igienico-sanitari. Viene data la possibilità di accesso solo agli addetti lavori proprio per eventualmente prendere o portare le cose che questi commercianti avevano all'interno del mercatino. Ecco, la chiusura del mercatino appunto ha scaturito che cosa? Ha scaturito che 4-5 commercianti che avevano titolo ed erano in regola sotto ogni profilo, ecco, avevano titolo di creare possibilità diverse rispetto al mercatino di allocare la propria attività commerciale. Ecco, quelle 4 persone che non potevano ovviamente iniziare la stagione in quel mercatino chiuso per motivi igienico-sanitari, ecco, abbiamo proprio ieri, abbiamo visto assieme a loro la possibilità di allocarli in un paio di posti. Uno di questi è proprio l'angolo tra Lungomare Adriatico e Via Lisonzo, lì verranno posti 2 gazebi. Un terzo ha rinunciato perché ha un'altra attività commerciale che in questa fase diceva piuttosto che creare dei problemi, rinuncio, magari ne parliamo in modo più compiuto all'inizio dell'anno prossimo. Ecco, e un terzo commerciante lo abbiamo messo assieme al mercatino di San Felice, o che veniva chiamato prima sotto le stelle, al venerdì, e anche quel commerciante si accontenta di fare una presenza, seppur limitata, però ecco, in un centro quale è quello di via San Marco. E quindi abbiamo cercato di tamponare una situazione difficile per i commercianti, difficile anche per noi che ci siamo trovati questa patata bollente da risolvere, e comunque ecco, è andata a buon fine con l'accordo anche dei commercianti stessi. Il problema qual è? Il problema è di recuperare quella zona. Il problema è recuperare quella zona che è una zona ormai diventata quasi depressa. Noi abbiamo in testa di riqualificare quella zona accompagnandola, attaccandola alla colonia Turati. Anche sulla colonia Turati l'amministrazione precedente l'ha inserita nei beni inalienabili. Stiamo verificando anche noi se questa ipotesi fatta dall'amministrazione precedente può essere una ipotesi di soluzione, visti anche i grossissimi problemi di bilancio che versa il nostro comune a proposito di patto di stabilità, tra l'altro. Ecco, quindi abbinare la colonia Turati al recupero di quella zona probabilmente può divenire per l'amministrazione comunale e per i residenti anche di quel posto un'ottima opportunità di sviluppo e anche di recupero in termini turistici.